IWC o IWC, come dicono quelli bravi, è un'azienda che mi è sempre piaciuta tantissimo perché unisce grande storia, grande qualità e anche un design esclusivissimo e assolutamente originale, come troppo poco spesso si vede nelle maison di orologi. È un'azienda che ha grande storia nel mondo dell'aviazione, ma anche dei motori, e di cui abbiamo parlato in un precedente video qui su Talk, forse ormai un paio d'anni fa. Basti pensare che la loro storia è legata, per esempio, ai Junkers della Seconda Guerra Mondiale. Ma questa è tutta un'altra storia. In questa puntata di Beato tra gli orologi, invece, come ogni domenica sera, andiamo ad analizzare quello che è il sito, l'offerta, i prezzi, anche se ci sono, di questa maison direttamente con il nostro fidato computer. E lo facciamo senza perdere altro tempo, tra pochi secondi dopo la sigla. Iniziamo. Prima di continuare, volevo dirvi che in tanti seguite i nostri video, ma soltanto il 40% circa è iscritto al canale. Se vi iscriveste tutti saremmo quasi 100.000 e per noi farebbe una grandissima differenza. Quindi a voi non costa nulla, è del tutto gratuito, naturalmente, quindi iscrivetevi e grazie in anticipo. E ora, senza perdere tempo, andiamo sul sito di IWC. IWC Maison dalla grande storia e anche dal design assolutamente eccezionale, almeno per i miei gusti personali. Ma c'è da dire che nel momento in cui si guarda un orologio, quando è un IWC, lo si capisce immediatamente. Le loro linee, soprattutto declinate nelle versioni pilot, hanno fatto davvero la differenza nel mondo dell'orologeria sportiva. Questo in particolare mi piace tantissimo, soprattutto con il suo quadrante verde, verde che naturalmente ormai è stato sdoganato ed è di grande moda e di grande interesse tra gli appassionati, e direi anche che se lo merita perché è sempre un bel colore da vedere. Questo è il Pilot Chronograph, ce ne sono tanti. IWC ha ridotto anche le dimensioni di questi Pilot, passando, anzi aggiungendo in catalogo i 41 mm a differenza dei 43 mm che ho anche avuto e provato, e che devo dire non mi sono mai dispiaciuti in realtà, perché trattandosi di un Pilot vero, di sostanza, un grande orologio sportivo, quei 2 mm in più sul polso, per quanto evidenti, non sono fastidiosi, e il mio polso è un polso piccolo da 16,5 cm. Indubbiamente con le nuove configurazioni da 41 mm, secondo me IWC ha raggiunto praticamente la perfezione, almeno per quanto riguarda i cronografi. E volevo subito vedere questo qui che è fantastico. Questo è il Pilot Chronograph in edizione speciale per Mercedes AMG Petronas, ovvero il team di Formula 1, tant'è che questo orologio lo si vede praticamente sempre al polso di Lewis Hamilton. È un orologio sensazionale, innanzitutto perché è molto molto particolare, il suo doppio cinturino lo rende bellissimo, e poi questo cinturino in questa colorazione Petronas è veramente fantastico. Questo qui, secondo me, sotto il sole in spiaggia è un orologio stratosferico. Lo si può comprare, è un'esclusiva online, quindi non è insomma un orologio introvabile, però c'è da dire che è sicuramente un'edizione molto molto speciale, probabilmente non durerà in produzione per molto tempo e lo reputo davvero incredibile. Tra l'altro questo l'ho visto al polso del patron di Mario Mossa gioiellieri, Nicola, ed è davvero un orologio bellissimo, soprattutto nella sua misura, appunto da 41 mm, diametro secondo me ormai perfetto. Calibro di manifattura, come stavamo vedendo, elaborato da IWC, un orologio davvero eccezionale. $8,350, che non sono pochi, però è un cronografo di manifattura in edizione speciale, quindi è un prezzo secondo me assolutamente giustificabile. Vediamo anche se riesco a, ecco qui, mettere il nostro sito in euro. Vediamo se c'è l'Italia, sì, quindi ci accontenteremo dell'Italia. Eccolo qui, in italiano €9,300, che insomma sono di più degli $8,000 di prima, e sono tantini, però ripeto, un cronografo di manifattura è praticamente in linea con tanti altri cronografi di manifattura oggi, che non sia il Rolex Daytona. Quindi torniamo sulla pagina principale, il cronografo lo abbiamo già visto. Ora, queste sono tutte le declinazioni del 41, immagino €9,550, questo costa anche di più del Petronas, però questo è con bracciale, il tipico bracciale IWC, che nella versione da 41 mm diventa anche un bracciale un po' più comodo di ciò a cui siamo normalmente abituati con i cronograph da 43 mm di IWC, perché è un po' più piccolo e va un po' più a rastremare.
iconico in ogni caso a suo modo, da sempre molto riconoscibile sugli IVC. Vediamo anche se ci sono altri dettagli. 41 mm, spessore 14,5 mm, che non sono pochi, però è un 100 metri di impermeabilità ed è un cronografo automatico, quindi sono abbastanza comprensibili. Certo, oggi cronografi automatici possono tranquillamente essere 1 ma anche 2 mm in meno, chissà che IVC non ci arrivi. Movimento il 69385 di manifattura IVC, molto tecnico, molto bello anche a vedersi per il senso di robustezza che insomma regala, secondo me. Possiamo tornare anche al chronograph in oro magnifico, 24.600 euro, che sono tanti soldini. Intanto IVC propone pop-up di tutti i tipi, questa è una cosa che credo dovrebbe essere cambiata, perché insomma non si può navigare su un sito e vedere ogni volta cose diverse. Comunque, a parte questo, ruota a colonne, cinturino con lo sgancio rapido, quindi con questo bottoncino qui è possibile sganciarlo in un attimo e sostituirlo con tanti altri cinturini. Questo naturalmente vale sia per questa edizione in oro rosa, sia anche per tante altre edizioni del cronografo, dove magari cambiare cinturino velocemente può avere anche più senso, tra braccialli di metallo, cinturino in gomma, cinturino in tessuto, cinturino in pelle. Bellissimi cinturini in pelle, perché i cinturini in pelle di IVC, almeno l'ultimo che ho avuto in collezione, sono cinturini realizzati dall'azienda manifatturiera italiana Santoni, che sono top leader di qualità delle pelli, così come anche delle calzature, per esempio. Probabilmente li conoscete, Santoni, insomma, da sempre presente in molte boutique. E poi c'è il vastissimo catalogo di IVC, dove ci sono appunto i Pilot Watches in acciaio, in ceramica anche, in oro rosa, dei vari diametri, 41, 43, lo abbiamo visto insomma diverse volte. C'è anche il Big Pilot, altra grande icona di IVC, con il suo coroncione a ore 3, in questo caso è il calendario perpetuo, se non ricordo male denominato Da Vinci, perché Da Vinci è l'ispiratore, il genio ispiratore di un calendario perpetuo di questo tipo, anche se Da Vinci non lo vedo scritto da nessuna parte, probabilmente lo troveremo in qualche altra configurazione dell'orologio. Il Big Pilot, il classicissimo di cui parlavo prima, da 43 mm, 9.900 euro. Questi orologi costano davvero, davvero tantino. IVC Big Pilot con bracciale 11.000 euro, sono aumentati davvero tanto questi prezzi. Pilot Watch Chronograph 8.450 euro con cinturino in pelle, io ho avuto proprio questo qui, è molto molto bello indubbiamente. Ho avuto anche il nero da 43 mm, che è questo qui, 8.650 euro, costava abbondantemente meno quando l'ho presi, tra l'altro lo avevo usato, non ce l'ho più in collezione perché, come diciamo spesso, purtroppo non si può ottenere tutto. Però ecco, i prezzi indubbiamente sono aumentati. Questo è il Petronas, lo stesso orologio con questo esclusivissimo e anche molto coraggioso cinturino in una specie di rosa fosforescente, insomma cinturino secondo me spaziale per chi ha il coraggio di indossarlo. E poi c'è ancora tutta la linea, insomma, Pilot Chronograph e il Big Pilot da 43 mm, lo Spitfire. Ci sono anche altri, per esempio questo qui è bellissimo, mi è sempre piaciuto tantissimo, il Chronograph Spitfire da 41 mm con questo magnifico cinturino in tessuto, in cordura, molto molto militare, così come è molto militare, molto quasi Vietnam l'aspetto di questo orologio, con questa finta patina, perché bisogna pur dire che si tratta del classico vintage, che vuole un po' richiamare l'invecchiamento tipico degli orologi vintage, soprattutto orologi legati proprio al periodo degli anni 60 e 70, come questo Pilot. Questo mi piace davvero tanto. E vediamo cos'altro c'è. C'è anche il bronzo, vediamo un po' questo non lo avevo ancora visto, cassa bronzo 41 mm, praticamente un Pilot Chronograph ma con cassa in bronzo, e poi il quadrante richiama con la sua colorazione praticamente le tonalità della cassa bronzo. È molto molto bello, e questo contrasto con il blu del cinturino del quadrante dona un tocco di classe davvero
davvero eccezionale. Bello, non conoscevo questa edizione in bronzo, così come anche il Big Pilot da 43 mm, anche lui cassa bronzo, anche lui costosissimo, 12.100 euro. Prima di continuare, consentitemi di parlarvi un attimo del nostro sponsor ufficiale, WeWatches.com, anche perché a breve ci saranno delle importanti novità, a parte le quotazioni degli orologi che sono state da pochissimo aggiornate. Quindi sul sito di WeWatches.com, che è totalmente gratuito, troverete l'andamento di mercato di tantissime referenze, tra le più famose e anche tra quelle più rare, delle schede tecniche e storiche di ogni orologio, di ogni quadrante, di ogni marca, insomma una piccola vera enciclopedia che ruota attorno al mondo dell'orologeria, più nota e anche appunto meno conosciuta e più rara. E a breve, come dicevo, ci saranno delle novità importantissime che riguarderanno anche la vendita di questi orologi, perché WeWatches.com rimarrà un sito naturalmente del tutto gratuito, ma che si prefiggerà lo scopo di rendere le transazioni e le vendite di orologi sempre più sicure e sempre più facili tra venditori professionali e clienti privati. A breve appunto ci saranno queste novità, per ora potete andare a curiosare su WeWatches.com, come dicevo l'iscrizione è assolutamente gratuita e potete iniziarvi a fare un'idea in merito a tante curiosità tecniche e storiche di tantissimi orologi tra i più amati di noi appassionati. Quindi WeWatches.com, e ora torniamo al nostro video. C'è anche l'ore del mondo, questo qui in particolare 14.200 euro. Ore del mondo, complicazione in cui IWC si è cimentata anche altre volte, ne abbiamo parlato anche qui sul canale, con degli orologi molto sportivi, quindi indubbiamente dedicati a quegli sportivi viaggiatori, ma anche piloti, soprattutto piloti che girano il mondo e che magari hanno bisogno proprio di questa complicazione al polso. Abbiamo anche tanti altri orologi da parte di IWC, il portoghese, come dimenticare il portoghese, credo forse il primo IWC che un po' tutti, a partire dai neofiti, conoscono del brand, perché forse è anche uno dei più imitati in generale da tanti altri brand, dai cinesi fino a brand un po' più noti e che magari spesso cercano di imitare delle linee molto famose degli orologi proprio per piacere, insomma, di più. Portoghese, sempre bello, sempre stato un po' costoso e un po' troppo grande, anche lui ha visto delle declinazioni con dei diametri più contenuti, prezzo di listino attorno ai 9.200 euro un po' per tutti. Questo qui, anche come il Pilot Chronograph, passa da 43 a 41 mm, il che lo rende sicuramente un orologio più portabile, più umano, insomma, anche perché i gusti degli appassionati, come sappiamo, soprattutto voi che ci seguite, sono cambiati nel corso del tempo. Gli orologi fashion troppo ingombranti, troppo vistosi, sono un po' passati in secondo piano. L'orologio deve essere un orologio che possa essere abbastanza discreto, insomma, che non debba essere la cosa preponderante sul polso, insomma, di un uomo. Molto bello, portoghese, insomma, non ha bisogno di altre presentazioni, declinato nelle sue varie versioni, forse la più famosa questa quadrante bianco con indici e sfere in oro, però insomma molto bello in tutte le sue versioni, in oro rosa, quadrante nero, orologio eccezionale. C'è anche il portoghese automatico, non è il classico portoghese a doppio contatore, ma è appunto questo qui da 40 mm, meno considerato anche da me in realtà, perché onestamente quando si tratta di comprare i bussi personalmente ho sempre considerato portoghese, Portofino anche, che adesso vediamo tra gli eleganti, oppure tra i più belli, secondo me, sportivi, il Chronograph che abbiamo visto prima. E parlando di Portofino, a questo punto io lo andrei a vedere, il classico IWC elegante, uno dei più conosciuti. Il Portofino, per esempio, è sempre stato al polso dell'ex premier Conte, un orologio secondo me perfetto per qualsiasi occasione, è sicuramente un elegante, però la sua cassa tipicamente a moneta con le sue bombature lo rendono anche un orologio adatto ad altre occasioni, soprattutto quando è braccialato, per esempio come questo qui 34 da 6.600 euro. Naturalmente un po' piccolo, è anche vero però che 34 mm, soprattutto quando si tratta di un orologio tutto quadrante, per uno stilema elegante è perfetto. In questo caso però IWC, che lo presenta prevalentemente
prevalentemente con dei diamanti, molto probabilmente lo relega a un pubblico femminile. Ecco, secondo me 34 mm, io utilizzo anche dei 32, per esempio dei Cartier, sono perfetti invece quando si parla di eleganza. Questi sono i 34, vediamo anche se troviamo a questo punto qual è la misura di IVC perfetta per l'uomo. Questo da 37 mm lo vedo ancora con i diamantini, non che gli uomini non portino gli orologi con i diamanti, io non sono un amante dei quadranti con diamanti, però tanti uomini li apprezzano. Questo però dimostra che IVC ancora propone questi orologi da 37 mm a un pubblico prettamente femminile. 37 mm, dove 37 mm per un orologio tutto quadrante sono tantini per un pubblico femminile. Comunque andiamo sul più classico degli IVC, 5300 euro, cassa 40 mm e qui per esempio per me sarebbe stato perfetto il 36 mm. Considerate che tra gli orologi più venduti di Rolex, per esempio, e tra i più famosi, il Datejust, ancora oggi sono orologi da 36 mm. È vero, Rolex poi ha declinato queste versioni anche in orologi denominati 41, che in realtà hanno una cassa da 39, qualcosa millimetri, però anche lì si è semplicemente adeguata a una richiesta del mercato che oggi però tende nuovamente ai 36 mm. Ecco, un orologio che si propone come orologio elegante, come potete vedere tutto quadrante, praticamente va a occupare tutto il polso e l'eleganza secondo me passa in secondo piano. Quindi 40 mm per me sono troppi per il portofino, sarebbe perfetto da 36 o da 37, che già esiste e che però IVC realizza, pare, soltanto da donna. Comunque, grande icona di IVC declinata in varie versioni: cinturino in maglia milanese, cinturino in pelle, cassa in oro rosa, cronografo doppio contatore, un po' come il portoghese, orologio secondo me bellissimo. Ci sono anche questi nuovi quadranti, questo verde che non conoscevo, e queste versioni mi piacciono indubbiamente meno, però ecco, il portofino non possiamo non metterlo tra i primi posti nella classifica IVC secondo me. E poi, a parte l'acqua timer, facciamo un salto su acqua timer, molto poco preso in considerazione dagli appassionati. Non è un orologio effettivamente che mi stuzzica tanto, però devo ammettere anche che si tratta anche questa di un'icona riconoscibile di IVC, orologio dalla grande tecnica. Linus di Radio DJ ne indossa uno praticamente sempre, a dimostrazione del fatto insomma che sono degli orologi molto amati un po' da tutti, anche da chi potrebbe permettersi di spendere molto di più di circa 5-6 mila euro. Considerate che quello che indossa normalmente Linus ha un costo oggi di circa 4 mila euro, non è più in produzione ma lo si trova facilmente nel mondo dell'usato. Acqua timer, bello orologio, ma IVC, forse non oggi, ma sicuramente negli anni 70, è stata conosciuta in maniera preponderante per il suo ingegnere. Orologio disegnato da Gerald Genta. Abbiamo dedicato a Gerald Genta e all'IVC Ingegnere diverse puntate di Talk. Oggi siamo qui a parlare dell'Ingegnere nuovo, l'ultima edizione appena presentata a Basilea, anzi no a Basilea, scusatemi, Watches and Wonders, perché Basilea purtroppo non si tiene più. Da 40 mm che per un orologio sportivo con bracciale integrato naturalmente vanno più che bene, ma che è stato un po' criticato inizialmente per il suo prezzo di 13 mila euro, per quella che in ogni caso è un'icona dell'orologeria sportiva. Non arriva naturalmente ai livelli di altri disegni di Gerald Genta come il Nautilus di Patek Philippe o il Royal Oak di Audemars Piguet, ma indubbiamente Gerald Genta ci ha messo gran parte della sua visione, del suo genio, anche nella realizzazione dell'IVC Ingegnere, criticato perché inizialmente si credeva che ci fosse un movimento dichiarato di manifattura ma su base ETA. In realtà abbiamo scoperto che non è così, perché all'interno c'è un movimento di manifattura IVC, in particolare sviluppato da Val Florier, che è un'azienda controllata, è una manifattura controllata da IVC, calibro in ogni caso incassato anche da Baume & Mercier, perché acquista questi calibri da Val Florier e che indubbiamente costano molto meno. In questo caso diventa indubbiamente posizionamento, ovvero quando un'azienda sceglie il prezzo di un proprio orologio in considerazione tanto dei contenuti tecnici ma anche di ciò che questo orologio rappresenta per l'azienda stessa. Insomma, IVC è un'azienda che viene a volte poco considerata, soprattutto in Italia, un po' come Breitling, di cui abbiamo parlato in una precedente puntata di Beato tra gli orologi, ma che io ritengo un'azienda da tenere sempre in considerazione quando si vuole
acquistare un orologio da mettere in collezione e da tenere, da tramandare, perché IWC contiene tecnica e contiene anche grande storia. Tra tutti questi orologi, i cui prezzi indubbiamente sono saliti, forse un po' troppo, avrei un po' l'imbarazzo della scelta, onestamente, perché ce ne sono tanti che mi sono sempre piaciuti, ma ancora una volta, nonostante anche l'ultima presentazione bellissima dell'IWC Ingenieur e nonostante il suo prezzo un tantino alto, mi orienterei ancora una volta sul Pilot Chronograph Watch da 41 mm. Quale? Beh, quello in colorazione blu, cinturino blu Santoni, classico, che secondo me non tramonta mai. Anche questa puntata di Beato tra gli orologi volge al termine e io vi saluto non prima di avervi ringraziati per essere arrivati fin qui, dandovi appuntamento ad una nuova puntata qui su Talk. Ciao!